Bernardo Bertolucci è stato, insieme a Marco Bellocchio, il regista che secondo me ha segnato di più la generazione a cui io appartengo. E Bernardo l'ha segnata emotivamente perché è stato un grande rivoluzionario nel cinema e aveva una grazia particolare ed è riuscito a mettere insieme l'intimità e la storia nei suoi film. È stata una persona dolcissima, intelligente, curiosa, e quindi è una grandissima perdita. Che cosa ha dato al cinema italiano e al cinema di tutto il mondo? Il cinema italiano ha significato una rivoluzione perché appunto fuori dal neorealismo è la voce più autentica di quella che si può definire il romanzesco del cinema, cioè le possibilità che la realtà c'ha e nasconde, che però bisogna captare con la voce del poeta. Ecco, questo è stato Bertolucci ed è stato anche sul piano mondiale una voce tra le più alte, perché pochissimi registi come lui hanno raggiunto una sintesi. Ecco, Ultimo Tango a Parigi, che l'ho rivisto da poco, è un film che lascia il segno su un'epoca e racconta in modo indelebile, ma anche Il Conformista, per non parlare dell'Ultimo Imperatore, che appunto in modo molto particolare declina il senso del potere, la perdita del potere, il rimanere uomo dentro il potere, insomma, e anche quello è un film geniale. Ma in tutto questo c'è sempre un approccio che non è scontato, che non segue nessuna, diciamo, delle ortodossie, come dire, anche di linguaggio del cinema. C'ha una sua voce, ha sempre avuto una sua voce, e secondo me è la voce del romanzo. Il ricordo più bello che hai di lui? Ma guarda, era molto affettuoso Bernardo, perché era un uomo che aveva molte curiosità e si ricordava. Mi ricordo per esempio che a un certo punto, un pomeriggio, siamo stati a casa sua fino a lasciar morire la luce, e lui mi ha raccontato che tutto il suo esordio era legato a Palermo, la mia città, e mi ha raccontato questo avvio romanzesco con questo produttore mentre lui faceva il militare lì, lo raggiunge, gli dice che non si poteva più cominciare con il suo primo film, che sarebbe stato poi rimandato quasi di un anno, e che lui aveva fatto proprio delle scene tremende. Ecco, mi ricordo in quel momento l'aspetto di giovane anche che c'aveva Bernardo, che è morto giovane, c'aveva dentro un'anima giovane, un cuore giovane, una persona che aveva ancora una curiosità intatta nei confronti degli altri.